un'idea dove tutti hanno vinto, i locali, loro e l'ambiente. Lo stesso nelle farmacie, abbiamo installato tanti prodotti alla spina, questi sono intensivi, ancora avanti, vendiamo i pannolini a marchi, chi ha vinto può usare anche questi con un po' di impegno in più, ma chiaramente anche con tanti residui in meno e tante spese in meno in termini anche economici. E nelle attività commerciali utilizziamo anche queste sporte di tela che abbiamo consegnato a tutte le famiglie, a tutte le attività commerciali per fare la spesa, invece di consumare più di usa e getta, ancora avanti. E nelle farmacie comunali, ma anche in tanti negozi sono diffusi, vendiamo queste. Non so se capite cosa sono, se qualcuno le ha mai viste. Gomme da masticare, esattamente. Le gomme da masticare sono fatte, qualcuno sa di che cosa sono fatte, normalmente? Sono fatte col petrolio, contengono sostanze inquinanti per l'organismo e vanno nel non riciclabile, quindi sono un rifiuto non recuperabile. Queste invece sono fatte di gomma naturale estratta dagli alberi, quindi sono biologiche e biodegradabili al 100%. Quindi se vanno nel rifiuto vanno nell'organico, se vanno per terra si sciolgono in atto di poche settimane, quindi non costituiscono un problema. Arriviamo al sesto passo. Il sesto passo, abbiamo detto, il primo... Scusa un attimo, adesso stavo ricambio della classe che doveva uscire prima, e la ragazza che faccio il sistema e altrimenti sbaglio una figlia. Vediamo tutti così cominciamo. Tutti si mettono a sedere e possiamo ricominciare. Potete chiudere la porta e mettere a sedere. Potete chiudere la porta e chiudere la porta. Potete chiudere la porta quando sono già tutti. Ragazzi, per favore, chiudete la porta, o entrate e uscite, grazie. Potete chiudere la porta, grazie? No, non ce ne andiamo. Allora, riprendiamo. Siamo tutti? Sì. Allora, visto che ci sono altri nuovi, sono entrati nuovi ragazzi, vi facciamo un attimo il punto. Cioè i 10 passi verso il rifiuti zero, che sono la strategia per eliminare lo sbattimento dei rifiuti e di poter riconsiderare tutte le materie come delle materie, quindi come un valore e non come un problema, come un rifiuto. Questo è il percorso verso il rifiuti zero e quindi un arco temporale fino a un mese 2020, non può essere anche di più o di meno, a seconda di come questi percorsi li strutturiamo. Il primo passo, abbiamo detto, è la separazione alla fonte, quindi l'eliminazione del sistema a cassonetto e il passaggio, il secondo passo, la raccolta porta a porta. Il terzo passo, la raccolta porta a porta, che ci permette di separare bene tutti i materiali, potete quindi riciclare meglio e raggiungere almeno il 65% di raccolta differenziata, che è l'obbligo di legge, ma anche fare molto di più, col porta a porta si può raggiungere anche l'80-90% di raccolta differenziata, ci sono tanti esempi,
anche qua vicino, Vincenzo, ma anche tanti altri gruppi. Il compostaggio, il terzo passo, quindi la trasformazione in compost dell'organico. Il riciclaggio, il quarto passo, quindi di tutti i materiali, plastiche, carte, metalli. Il quinto passo, riduzione dei rifiuti, quindi gli incentivi per la vendita alla spina dei materiali, quindi la riduzione degli imballaggi, la riduzione di acquisti inutili, come abbiamo detto, le acque minerali, e tante iniziative che si possono fare per ridurre la produzione di scarti. Il sesto passo, ora arriviamo quindi al sesto passo. Dopo la riduzione dei rifiuti, un tema importantissimo è quello del riutilizzo dei materiali. Quindi se ad esempio abbiamo una maglia che non ci piace più e non la utilizziamo più, invece di buttarla via, quindi trasformare il problema in un rifiuto, possiamo cercare quali sono le possibilità di riutilizzo, quindi da alta magari a chi ne ha di più. Infatti qui andiamo a vedere quali sono le esperienze del riutilizzo, ritorniamo a quella di prima, che era... Bene, sì. Il riutilizzo può essere fatto in varie forme. Queste sono iniziative del riutilizzo, ad esempio questa è quella che organizziamo periodicamente a Cavallo, che si chiama Soffitta in Piazza. Il titolo dice già tutto, tutti i cittadini possono portare in piazza ciò che vogliono, libri, vestiti, oggetti, piccola bottiglia, e possono sia venderla sia scambiarla, barattarla con altre cose che hanno portato altri cittadini. Quindi è sia un bel modo per rivivere la piazza, nel senso di incontro, di socializzazione, nel senso originario del tempo, ma anche un bel modo per ridurre la produzione degli scarti, perché appunto si allunga il ciclo di vita del materiale, non diventano rifiuto e chi ne ha bisogno può prenderlo e acquistarlo a bassissimo prezzo. Ancora avanti. Qui eravamo l'anno scorso quando abbiamo inaugurato, e sta funzionando benissimo, il centro del riuso. Il centro del riuso cos'è? È appunto un'iniziativa strutturata sul riuso dei materiali. E abbiamo delle isole ecologiche, ma il problema in Italia è che per legge tutto ciò che entra nelle isole ecologiche diventa rifiuto, e quindi se anche è riutilizzabile, purtroppo non è riutilizzabile perché deve andare a smaltimento o a riciclaggio. Invece in questo modo abbiamo organizzato dei centri che prima di entrare nell'isola ecologica intercettano il materiale. Quindi c'è una sbarra per entrare in isola ecologica e il personale che gestisce il centro del riuso visiona ciò che entra in isola ecologica e intercetta tutto ciò che è riutilizzabile o anche riparabile. Quindi si uniscono tanti vantaggi ambientali, perché si riducono tanti vantaggi economici, perché si riduce il costo di smaltimento, ma anche tanti vantaggi sociali, che entrano in isola ecologica hanno messo in vendita di tutto, dai quadri alle porte, dalle finestre alle persiane, mobili, elettrodomestici, materiali elettrici, elettronici, hanno un sistema di garanzia dell'usato, quindi chi acquista lì sa che per 2 anni è garantito, anche se è usato, quel bene. E quindi ci sono 200 cittadini di Volvo che ogni giorno vanno e acquistano lì i materiali. Quindi dobbiamo sfatare il mito secondo cui l'ho usato è qualcosa che siccome non è di moda allora è il minor pregio, anzi in questo modo ci sono tanti vantaggi in termini di risparmio di materie prime. Quindi 4 milioni, hanno investito 4 milioni per realizzare tutto il centro e ogni anno incassano 800.000 euro di utili, tolte le spese, tolte per il dipendente. Andiamo avanti. Arriviamo al nono passo. Il nono passo, qualcuno si ricorda cos'era? Incentivi economici. Incentivi economici, o meglio la tariffazione virtuale, cioè diversificare le tariffe in funzione di quanti rifiuti produciamo. Anche di questo ci sono tanti esempi in Italia. C'è già chi, come ad esempio l'Associazione dei Comuni Virtuosi, ha questo modello da alcuni anni, comune di Ponte delle Alpi, ha superato il 90-95% con questo sistema. Lì hanno un microchip che si è inserito nei cassonetti del non riciclabile, quindi a Ponte delle Alpi tutte le volte che la famiglia prende fuori il bidoncino del non riciclabile, grazie a questo microchip viene conteggiato, quindi in funzione di 4 volte in un anno viene esposto questo bidoncino, pari anche alla tariffa.
perché appunto si basa sul non riciclato, quello che dobbiamo eliminare. In questo modello, in questo sistema invece noi l'abbiamo utilizzato sui sacchi, quindi noi consegniamo questi sacchi, andiamo pure avanti, ne consegniamo un rotolo 26 ogni anno, facciamo una raccolta che è settimanale, ma vediamo che tutte le settimane non serve andare a raccogliere il non riciclabile quando il cittadino è incentivato a scuotere il sacco il meno possibile, quindi si passa a una vegetazione media una volta alla settimana. Quindi i sacchi che sono mezzi vuoti per succedere oggi ha un'intercettazione media di una volta ogni due o tre settimane, come succede quando le famiglie sanno che pagano in funzione di quante volte mettono fuori questo sacco. Come vedete nel mezzo al sacco c'è questo dispositivo che si chiama RFID, che per la prima volta è stato utilizzato nel settore dei rifiuti, cioè è una tecnologia che ci permette di, al contrario del codice a barre che deve essere letto meccanicamente, questo sistema, questa tecnologia può essere letta automaticamente. Quindi se andiamo avanti nelle foto, vediamo che andiamo avanti. Praticamente abbiamo iniziato la sperimentazione con un sistema dove la lettura era meccanica, ma dopo questa lettura l'abbiamo installata direttamente sulla vasca del mezzo. Praticamente dentro a questa vasca c'è un'antenna, quindi questa antenna legge chi è questo sacco, quindi l'operatore non fa niente diverso rispetto a prima, la stessa famiglia non fa niente diverso rispetto a prima, ma automaticamente nel vento viene letto chi è questo sacco, quindi a fine anno siamo in grado di dire quante volte ogni famiglia ha messo fuori il non riciclabile e quindi la sua tariffa varia in funzione di questo, quindi appunto si riduce enormemente l'indifferenziato. Quel porta a porta siamo all'80% di raccolta differenziata. La tariffa puntuale parte dal 1° gennaio 2013. Nelle frazioni dove siamo già partiti di assorbimentale siamo al 90%, che è appunto una percentuale media dei comuni che hanno la tariffa puntuale che hanno fatto questo progetto. Arriviamo agli ultimi due passi. Abbiamo detto separazione del residuo, centri di ricerca e riordino industriale. Siamo alla fine. Questo materiale, la foto dopo forse si capisce anche meglio, è un profilo che sembra di plastica. In realtà questo materiale è stato fatto col CDR. Non so se avete mai sentito questa parola, il CDR è l'acronimo di combustibile dai rifiuti, quello che va negli inceneritori. Allora questo materiale, prima che entrasse l'inceneritore, quindi inquinasse la nostra aria, dei nostri polmoni, è stato preso, è stato infilato in un'altra tecnologia che non brucia questo materiale, ma che lo tratta e lo mescola alla plastica vergine e ne deriva questo bene. Quindi si trasforma un problema, un inquinamento, in un materiale che quindi sostituisce materia prima e quindi ha un beneficio ambientale, non un impatto ambientale. Quindi, perché oggi non chiudiamo tutti gli inceneritori e non appunto li trasformiamo in tecnologie che producono questi materiali? La risposta ce la diamo tutti, ci sono gli interessi degli inceneritori, ma che stiamo contrastando in ogni parte d'Italia con la filosofia di CDR. Quindi questo materiale è fatto dal CDR, quindi quello che è un costo economico, quello che è un impatto ambientale, si trasforma appunto in un beneficio ambientale e in una risorsa economica, perché questo materiale viene venduto sul mercato. Questi sono dei profili di plastica dura che vanno a bordo piscina, che vanno nell'edilizia in mille applicazioni e quindi non si capisce perché debbano essere bruciati, assolutamente non c'è motivo logico. Abbiamo detto poi centri di ricerca. Noi facciamo una volta ogni 2-3 mesi un'attività che vi sembrerà sgradevole, ma è invece molto importante. Andiamo nel centro di stoccaggio dove passano i rifiuti prima di andare in discarica. Apriamo i sacchi, vediamo cosa c'è dentro, perché quello è il rifiuto indifferenziato, quello è il problema, quello è il nostro nemico che vogliamo sconfiggere, che vogliamo eliminare dal nostro territorio entro il 2020, e ce la stiamo facendo. Lì troviamo tre tipologie di materiali. Il primo sono materiali riciclabili ancora, quindi che ci sono finiti o per sbaglio o per disattenzione, ma con la tariffa puntuale questi scompaiono da lì, perché quando i cittadini sanno che pagano in funzione di quanti rifiuti di differenziati producono, sono molto più attenti a mettere nel non riciclabile niente che sia effettivamente riciclabile. La seconda tipologia di materiali sono materiali riparabili, quindi che sono finiti lì, ma che possono essere intercettati con centri di rifiuto di riparazione e non finire lì. E la terza tipologia di materiali che finisce lì, prima di andare in discarica, sono materiali non riciclabili, i più odiosi,
quelli che noi chiamiamo errori di progettazione.